Un giorno di festa che inizia ad esprimere sempre progettualità. Oggi 8 settembre, giorno conclusivo dei festeggiamenti. Grande partecipazione per la solenne celebrazione eucaristica della Maria Santissima di Portosalvo, officiata dal vescovo della diocesi Locri-Gerace, il Monsignor Francesco Oliva, davanti a centinaia di fedeli che come ogni anno sentono particolarmente questa occasione. La Madonna di Portosalvo divenne quindi padrona della città perché tramanda la leggenda che la sua mano salvò in seguito ad una violenta tempesta di un folto gruppo di marinai sidernesi che si trovavano su una barca da pesca in mare che si trovò in maniera impietosa preda dalle furie delle onde. Tutti riuscirono così a salvarsi miracolosamente quando parenti ed amici avevano ormai perso le speranze di riabbracciarli. Si ripete una tradizione non antichissima per Siderno, perché in effetti la processione a mare è stata istituita soltanto nel 1989. Per quanto questo titolo singolare sia legato alla gente di mare, la Madonna è speciale protettrice dei marinai e dei naviganti, però fino al 1988 si usava portare la statua sul lungomare al termine della processione per la benedizione della sponda ionica e poi la Madonna dopo i fuochi d'artificio ritornava in chiesa. Si è preso in qualche modo spunto dalle altre feste qui vicino, no? Tipo Marina Gioiosa Ionica, Roccella. Sì, fu padre Giovanni Musolino, che a quel tempo era parroco di Siderno, e considerando il grande successo di popolo e la partecipazione che c'era in tutti gli altri paesi rivieraschi, istituì questa processione che fu subito un grande successo. È il momento del varo, evviva Maria, è l'urlo che parte dal microfono e risposta della folla, poi si alzano anche le sirene della guardia costiera con il rimorchiatore che a sirene spiegate è come un urlo di festa. Per esempio mi viene in mente quello che è accaduto nella guerra, durante la guerra del 43. Una mia prozia fu testimone di una cosa incredibile, dove oggi sorgono le scuole elementari Michele Bello. Una volta era stato costruito il rifugio, quindi proprio dietro la sede comunale. Parliamo di antibombe. Esatto. Una scarica di bombe fece crollare l'ingresso del rifugio e la gente che si era raccolta lì temeva di fare la fine veramente dei topi. Questa zia che si trovava sotto questo rifugio era disperata, si buttò per terra e cominciò a chiamare la Madonna di Portosalvo. La emularono tutti, si misero tutti in ginocchio al buio, nella polvere, nella disperazione, invocavano il nome della Madonna di Portosalvo. Al secondo raid aereo una bomba sfonda l'ingresso dall'altra parte e si salvano. Vorrei ricordare che le bombe hanno distrutto molti edifici della città, ma senza fare le vittime che ci sono state negli altri paesi. Sono crollati molti palazzi nella zona rivierasca, ma qualcuno dice che gli aerei passando su Siderno non riuscivano a bombardare le case. Si va verso il palchetto e finalmente avremo il frontale, vediamo la Madonna proprio davanti a noi e la vedremo da qui a poco sotto le nostre telecamere. L'altra sta anche sbarcando, quindi eccola, ecco Maria di Portosalvo nella sua bellezza. Un'accoglienza davvero festosa, sempre presente una grande folla, ma non possono mancare anche le tradizionali bancarelle che gremiscono il corso della Repubblica e qualche via adiacente dell'importante arteria cittadina, che sono la forza aggiunta della festa patronale in onore di Maria Santissima di Portosalvo, un'attrazione che fa arrivare a Siderno migliaia di cittadini della fascia ionica reggina. E per chiudere saranno le vibrazioni, la festa di Portosalvo 2022.